Benvenuti ragazzi, quest'oggi analizzeremo insieme un portafoglio da 750.000 euro. E indovinate un po' da che cosa è composto anche questo portafoglio. Ebbene sì, da fondi e polizze. Che voi abbiate 50.000, 100.000, 500, 1 milione o più, alla fine la maggior parte dei portafogli sono sempre composti da fondi e polizze assicurative. E già lo so, qualcuno di voi sicuramente starà dicendo: ce l'avete sempre con fondi e polizze. Ebbene sì, però andatevi a guardare i vecchi video perché abbiamo spiegato già come mai ce l'abbiamo contro i fondi e le polizze. E ovviamente non sarò qui di nuovo a rispiegarvi e annoiarvi anche questa volta su come funzionano i fondi e le polizze e come mai sono inefficienti. Però rimanete fino alla fine perché scopriremo quanto costa questo portafoglio e soprattutto quanto costerebbe un portafoglio alternativo che investe nello stesso tipo di mercato. Eccolo qua, come potete vedere è costruito al 78% da polizze assicurative e dal restante 20% da fondi. Credetemi, mi sto trattenendo veramente tantissimo dal spiegare nuovamente quali sono le fortissime inefficienze delle polizze e dei fondi. Non vorrò tediarvi anche questa volta, quindi di nuovo andate a far riferimento ai vecchi video passati. Ma cerchiamo di capire anche come sono divisi queste polizze e questi fondi. Qui è un po' un misto fritto sostanzialmente. Partiamo soft, partiamo leggeri con una polizza unit linked, ossia una polizza 100% composta da fondi per l'8,7%. Ha un gruppo di polizze multiramo, quindi miste, una parte di gestione separata e una parte di fondi, con il 43,5% e dulcis in fundo l'ultima parte di polizze composte da gestioni separate, il 26,2%. La parte di gestioni separate paradossalmente va valutata molto attentamente perché in questo periodo storico, nello specifico, qualche gestione separata potrebbe anche essere quasi vantaggiosa. L'ultima parte in fondi si va a sottodividere in una quota maggioritaria di azionario globale, il 19%, e una piccolissima quota di fondi bilanciati, quasi il 3%. Ragazzi, questo portafoglio non potrà mai avere un rendimento equo pari a quello che è il rischio che si sta prendendo questa persona. Perché? Perché questi strumenti così pieni di costi potranno rendere soltanto in condizioni di mercato particolarmente positive. È ovvio che in una situazione di mercato particolarmente positiva sto regalando già tanti soldi alla banca. Quel po' che mi resta mi porta al guadagno. Ma attenzione, quando invece il mercato è in negativo o piatto, è lì sì che si fa un bel problema, perché non solo ho il momento negativo del mercato e quindi andrò a perdere, ma addirittura ci si aggiungono le fortissime doppie inefficienze particolari delle polizze e poi anche dei costi. Ed eccoci arrivati alla grande domanda: quanto costa questo portafoglio? Anche stavolta, per evitare confusioni e dire ah, quella non ce l'ho io, quella ce l'ho io, non importa, la sostanza rimane sempre quella e per questo abbiamo oscurato quelli che sono i nomi e i codici di questi strumenti. Come potete vedere, considerando solo quelli che sono i costi di gestione annua, quindi escludendo costi di ingresso, costi di uscita, costi di performance, quindi costi su costi, andiamo a vedere che su 756.000 euro circa questo cliente va a pagare il 3,14% all'anno, per un totale complessivo di 23.731 euro. E quindi, come promesso all'inizio del video, adesso andremo a prendere due strumenti a titolo di esempio e cercheremo di vedere insieme come andare a cercare un termine di paragone efficiente e molto meno costoso con l'aiuto della piattaforma che alcuni di voi magari già conoscono, Just ETF. Purtroppo è difficile andare a comporre un termine di paragone lato polizze, perché parliamo comunque di un mix di fondi. Quindi, per forza di cose, andremo a prendere come termine di riferimento i fondi. Nello specifico cercheremo di prendere in considerazione un fondo azionario globale e un fondo settoriale invece sulla salute, l'healthcare. All'interno del portafoglio di questo cliente, nello specifico, il fondo relativo all'azionario globale costa l'1,84, invece il fondo settoriale, quello relativo all'healthcare, costa il 3,06%. Folle. Passiamo ora insieme su Just ETF per cercare di capire quanto costano i termini di paragone, quindi il corrispettivo ETF che investe nell'azionario globale e anche l'ETF invece che investe nel settore della salute. Partiamo quindi direttamente al portale Just ETF,
che trovate cercando justetf.com. Andiamo nella sezione ricerca ETF. Abbiamo detto salute e azionario globale. Partiamo dall'ETF della salute. Qui molto semplicemente la prima cosa che dobbiamo fare è cercare appunto nella barra della ricerca la parola chiave salute. In questo caso prendiamo World, quindi globale, healthcare, salute. Ecco qui i risultati. Vediamo come, se prendiamo ad esempio lato costo, qui abbiamo possiamo vedere di selezionare gli strumenti in questione dal costo di gestione annua a addirittura la dimensione. Prendiamo ad esempio la dimensione. Vediamo questo Xtrackers MSCI World Healthcare. Vediamo nel dettaglio. Eccolo qua. Innanzitutto, strategia. L'indice replica il settore sanitario dei mercati sviluppati di tutto il mondo. Perfetto. Andiamo a vedere il dettaglio, lato rischio e costi. Allora, innanzitutto parliamo di un ETF abbastanza grande, quindi dal lato liquidità e negoziazione siamo molto tranquilli. Costo di gestione annua lo 0,25%. Ricordate la differenza di prima? Il 3,06 contro lo 0,25. Pazzesco, veramente una differenza folle. Quindi torniamo alla sezione ricerca e cerchiamo di vedere di trovare l'ETF azionario sull'azionario globale. Allora, innanzitutto partiremo con la sezione ricerca impostando il dato globale. Ora, ci interessa l'azionario o l'obbligazionario? L'azionario, quindi impostiamo questo filtro. Regione globale, abbiamo detto. Ok, adesso mettiamo il filtro della dimensione, prendiamo il più grande per vedere quello che è maggiormente negoziato e scambiato. La Sharecore MSCI World, il più classico di tutti, l'azionario globale che replica i titoli azionari dei 23 paesi sviluppati di tutto il mondo. Andiamo al dettaglio, dimensione molto molto grande, quindi anche qui non abbiamo problemi di liquidità, troviamo tutti i dati di questo ETF e soprattutto troviamo il costo, lo 0,20% all'anno. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che basta semplicemente prendere il fondo e cercare un ETF che costi molto di meno? Ovviamente no, non sarebbe minimamente sufficiente, c'è bisogno di ripartire proprio da zero. Noi ad esempio con la consulenza indipendente partiamo invece che dagli strumenti, dalla persona, quindi andiamo a fare un'intervista, cerchiamo di capire quali sono i suoi obiettivi, qual è la sua situazione personale, lavorativa, cerchiamo di indagare per poter poi su quello costruire un portafoglio adeguato. Quindi dobbiamo completamente ripartire da zero. Sarebbe troppo semplice dire ok, ho questo fondo, prendiamo un ETF che costa di meno. Ovviamente non riesco a ottenere il massimo dell'efficienza, perché in realtà i rendimenti sono solo una faccia della medaglia. Noi dobbiamo anche indagare oltre, cercare di capire quello che è ad esempio il profilo di rischio. Non posso semplicisticamente prendere un portafoglio e replicarlo, ma devo capire innanzitutto se quel portafoglio è adatto. Allora, visto che ci sono, ripartiamo completamente da zero, come se nulla ci fosse, e cerchiamo di capire come funziona questa persona, qual è la sua situazione, e da lì partirò per costruire un portafoglio realmente efficiente e su misura. Infatti con questo cliente è andata proprio così, siamo partiti proprio dalla sua situazione. In questo caso specifico abbiamo ritenuto opportuno tenere due di queste 9 polizze. Perché? Perché era nell'interesse del cliente. Qui abbiamo un profilo di rischio tutto sommato relativamente prudente, bilanciato, e abbiamo detto ok, i rendimenti di queste polizze, come dicevamo prima, paradossalmente in questo periodo storico qualche gestione separata potrebbe convenire, le abbiamo mantenute, tutto il resto è stato completamente ristrutturato in favore di un portafoglio in ETF. Vi ricordo anche questa volta che se volete far analizzare il vostro portafoglio di investimento da un consulente finanziario indipendente, trovate il link qui sotto in descrizione. Cliccate, mi raccomando, perché l'analisi è completamente gratuita. E ancora più informazioni le trovate direttamente sul nostro sito ioinvesto.net. E anche questa volta vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video. Ciao!